Sindaco, ieri si è rinnovato il miracolo di San Gennaro, ma dal cardinale è arrivato questo monito, ha detto la città è al collasso. Ma guardi, io ho ascoltato con molta attenzione l'omelia del Cardinale che ho apprezzato. Ho apprezzato in più punti, l'ho trovata buona, positiva e costruttiva. Ho apprezzato un passaggio che io, ad esempio, dico spesso: basta l'assistenzialismo, basta quella mentalità della mano che aspetta il panariello dal cielo. Quindi più orgoglio, più dignità e più forza nella nostra capacità di meridionali, in questo caso di napoletano. Ho apprezzato molto l'appello alla squadra che lui ha fatto. Bisogna fare squadra. E per esempio in questa città noi lavoriamo e proviamo a fare squadra. Anche la sottolineatura che lui ha fatto, ha parlato di stupro ambientale per quanto riguarda le ecomafie. Quindi no, visto che qualcuno ha voluto far credere che ci possa stare una polemica. Certo, il ragionamento. Questo è un tratto spesso identificativo del Cardinale sulla città al collasso, non che Napoli non viva una gravissima crisi, è l'epicentro della crisi, il dramma, il conflitto sociale, ma io la vedo una città viva, gente che ha un collasso si è messo male. Napoli è messa male, ma è viva, è molto viva e lo stiamo vedendo dallo sport, alle iniziative, agli investimenti che arrivano, i posti di lavoro, i cantieri che apriamo e chiudiamo, perché apriamo nuove stazioni e apriremo nuovi cantieri, alle tante iniziative culturali, insomma è tutt'altro che una città. Ecco, da questo punto di vista ho fatto una mera sottolineatura di un punto di vista diverso sullo stato d'animo della nostra città. Lei ha parlato di stupro ambientale, nei giorni scorsi ci sono state iniziative a proposito della Terra dei Fuochi, ce ne saranno altre nei giorni prossimi, anche in vista della creazione della città metropolitana. Ecco, lei cosa si sente di chiedere al governo per risolvere questo dramma? Allora, molto bene innanzitutto queste iniziative, del resto lo voglio dire anche qui, colgo l'occasione per sottolineare le nostre piccole e grandi battaglie sull'ambiente, il fatto che questa amministrazione ha detto un no preciso, secco alle discariche e agli inceneritori, evitando quindi nuove ecomafie, nuove terre dei fuochi e nuove morti per tumore. Però la battaglia è ancora lunga, una battaglia che deve unire Napoli, la provincia di Napoli, Caserta, la provincia di Caserta. Insieme dobbiamo pretendere dal governo di fare quello che deve fare, cioè dare i soldi per bonificare quello che camorristi, imprenditori senza scrupoli, certe volte con connivenze anche politiche e istituzionali, hanno fatto massacrando il nostro territorio, penso alla nostra città. Perciò io sobbalzo e veramente mi indigno quando ancora oggi c'è chi dalle istituzioni mi viene a proporre di fare una discarica a Chiaiano o piuttosto farla in un'altra parte dell'area metropolitana di Napoli, un inceneritore, ma si dimenticano che cosa è accaduto a Chiaiano, che cosa è accaduto a Pianura, che cosa è stata l'Italsider a Bagnoli. Quindi io come sindaco di Napoli continuerò a urlare la pretesa al governo dei soldi, che non sono tantissimi, per bonificare. Quindi questo credo che è importantissimo, che i preti, gli intellettuali, gli artisti, i cittadini continuano, come dire, in questa battaglia che bisogna vincerla, come si sono vinte le battaglie sull'inceneritore e sulla chiusura di discariche folli nel nostro territorio.